Cosa è cambiato? È tutto molto buio e sento una stramba musica. Davvero? Ok, io sono tanto contento di non essermi addentrato ulteriormente nell'occulto, ma quel poco che so già mi sta uccidendo dalla paura. Questa musica che sento nelle mie orecchie? Perché mi devo aspettare di trovare ancora l'errante? Perché qui non What's potrei. going on? It never ends. Esatto. E comunque dicevo, non potrei nascondermi qui. E qui pare non finire. Velocizziamoci. Devo tornare indietro, probabilmente. Ma dov'è indietro? Non lo so più. C'è qualcosa che mi sto perdendo? Damnation. That's me. Oh diavolo! Oh no! No, non doveva andare così. Non doveva andare così. Ma che... È un'altra mia visione? Cos'è visione? E cos'è realtà? Pierce, I found her. I finally know what's going on. Sarah You Hawkins. must live and find the truth. It is already too late for me. Cioè? Colden? What's going on? Was it a hallucination? Siamo ancora in un'allucinazione? Oh! Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Cosa le ha fatto? Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Oh, diavolo. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Diavolo. Colden? Non si era alzata? Dov'è Fuller? Mi sono immaginato tutto un'altra volta. Lei no, è qui, è fin troppo tangibile. Ma sappiamo che Fuller in qualche modo riesce a ridare vita ai morti. Sappiamo che Bradley è morto. No, non è vero. Non sappiamo niente, non riusciamo a capire cosa è vero e cosa ci siamo immaginati. È terribile. Dice che aveva trovato Sara, ma era la mia visione? Come facevo a sentirla se lei era in queste condizioni? Che cosa ci sarà adesso qui dietro? Di nuovo l'oscurità? Non posso più tornare indietro. Ok, direi che questa è ancora la mia visione. Non so se sia una cosa positiva o meno. E ancora questa torcia? È una torcia normale? C'è l'errante? Dove sono? Non ci sto capendo più nulla.
Sono io nel quadro? Oh diavolo. Ancora questa. Ora sappiamo perché non si sono trovati altri corpi se non quello di Simon. He gave him the gold, and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. No. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Ooh. Oh. Requisito di sanità valido. Non ho ben chiaro cosa sia questo alfabeto, ma glielo porrò comunque. Perché ho parlato con lui, ho capito. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible, terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Ha detto se ci ha già visto perché ci ha pitturato. It was in your studio. What? You painted me. Esatto. That's where you saw me. Of course. Quindi il parlarle di occulto ci ha... The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Ok, ok, diavolo. Ti seguo. Nel frattempo, fammi giusto vedere, perché è un pochettino che non guardiamo noi stessi. Un po' di introspezione. Abbiamo 6 punti. Non erano pochi 6 punti. Ok, investigazione al massimo, ci piace. Anche fiuto al massimo non mi dispiacerebbe, ma... 4 punti per migliorare l'eloquenza, ma abbiamo detto che non ci interessa tantissimo. Abbiamo però sia medicina a 3 che occultismo. Portiamo fino in fondo fiuto, voglio poter almeno scoprire tutto quello che c'è da scoprire. E sì, l'ho letto i commenti, sia eloquenza che psicologia sono molto importanti, ma è anche un gioco di ruolo, signori, quindi...
ognuno sceglie il suo corso. Sanità mentale siamo bassissimi. Quindi per quanto io abbia voluto evitare cose, mentre la sanità mentale di Pierce si sta affievolendo pericolosamente, la sua maggiore sensibilità all'occulto gli apre nuove possibilità in rare occasioni. Ora è in grado di svelare verità nascoste quando parla con gli abitanti dell'isola. Come ogni cosa legata al mito, tutto questo ha un prezzo. Avrei dovuto evitarlo. Non avrei dovuto fare una serie di cose, tipo leggere il Malleus. Avrei voluto fare in modo che la nostra sanità non scendesse così tanto. Peccato. Algernon Drake, libraio. Algernon Drake è il proprietario della libreria senza nome ed è un amico di Sarah Hawkins. Sembra che i due fossero accomunati dalla sete di conoscenza dell'occulto. Ha una bizzarra collezione di pergamene e libri di sortileggi e sembra che sappia molte cose sulle attività clandestine dell'isola. Se volesse esplorare le vie dell'occulto, lui sarebbe un'ottima guida. Murray Colden, morto. Forse. Sono arrivato troppo tardi per liberare Colden dalle griffie di Fuller. Poco prima che trovassi il suo corpo nelle mani del dottore, era venuto a trovarmi per lasciarmi un ultimo messaggio. Non so se sto impazzendo, ma credo che abbia detto la verità. Sarah Hawkins. 33 anni, pittrice. Ho trovato Sarah Hawkins viva, prigioniera del Riverside Institute. A quanto pare Charles Hawkins e il dottor Fuller si sono accordati per nasconderla dagli occhi del mondo. Sembra soffrire molto per le tragedie che si sono abbattute sulla sua famiglia, ma percepisco uno slancio combattivo in questa donna che non è da sottovalutare. È una sopravvissuta. E comunque ha visto la morte di suo figlio, quindi anche quello... Libreria senza nome. Ok, il Riverside. La cosa certa è che il personale ha pure di Fuller, ed è forse per questo che nessuno di loro ha mai messo in dubbio la legittimità di un centro tanto grande su un'isola così piccola. E qui abbiamo il mastino, che in realtà l'avevamo già visto. Ascesa. Quando avranno divorato la carne astrale, saranno sopravvissuti alla trasformazione, vicini come mai prima al loro nuovo signore. Essi sprofonderanno nel suo sonno di morte e si risveglieranno solo per rispondere alla sua chiamata. Essi saranno noti come i ridestati. Tulu. E questa è roba estratto dal libro Necronomicon. Ah, diavolo. Ecco perché la nostra sanità è scesa così tanto. Non avremmo dovuto leggere il Necronomicon, ma... Segno degli antichi. Gli uomini scoprirono un simbolo protettivo così potente da farli sfuggire allo sguardo delle creature del mito. Lo incisero nei loro preziosi, lo dipinsero sulle porte delle loro dimore e lo richiamarono sulle vesti dei loro figli. In seguito scoprirono che poteva esercitare la sua influenza anche sulle porte della città sommersa. Necronomicon. Le parole che seguono non sono realmente mie, mi sono state comunicate in sogno o durante le mie estasi delle più grandi menti del cosmo. Sfrutto questi momenti di lucidità, ormai sempre più brevi, per imprimere sulla carta questi piccoli frammenti dell'immenso sapere che ogni notte quelle entità scagliano contro la mia mente infranta. Lascio queste briciole di conoscenza all'umanità, nella speranza che potranno guidarla. Tuttavia, dentro di me, temo che l'animo di chiunque oserà aprire questo tomo maledetto verrà pur sempre macchiato da parole empie. Perché, come i prigionieri scrivevano le loro confessioni sul loro corpo, la mia eredità dovrà sopravvivere nel tempo. Non avremmo dovuto guardare quel libro. E l'alto sacerdote. La chiamata non può essere svolta senza una guida. Tale individuo non deve né vedere né udire. Egli è interamente devoto alla causa del grande antico che serve. Egli troverà l'oracolo, il cercatore di verità. Egli non rivelerà e non spiegherà. Egli si limiterà a osservare. E poi, quando le stelle si saranno allineate e arriverà il giorno del risveglio, egli prenderà il posto che gli spetta e guiderà la chiamata. Lettere varie e rivelazioni. Mi sono perso sull'otto. Ok. E inventario. Niente di che. Siamo tornati alle basi. E indizi vari di conoscenza. Dice il Malleus Bestiarium. Abbiamo una buona conoscenza tecnicamente, eh? Non stiamo malissimo. Non ha detto di seguirla? Se lei si ferma, allora... Io giusto una mini occhiata...
Intorno me la do. Non che ci fosse nulla di utile, ma almeno per controllare. What the? Oh no. Hey. Ok, bisogna correre, bisogna correre. Ero corso dalla parte sbagliata. Non dicevi di segui me, segui me. Questa cosa non mi garba. Chiudi la porta, chiudi la porta. Brava, ragazzo. Wait. The machine. It's the green, the decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. Ah, ce ne siamo accorti. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Ok, Sara. Ok. Faremo a modo tuo, anche perché non voglio stordirti e portarti di peso, perché potrebbe servirmi il fatto che tu corra. Ok. Qui... forni. E... posso davvero farlo sempre questo lavorino? Ok. Non possiamo parlare? No. È tosta anche per me. I'd be better off finding a tool. Finding a tool. Ok, qua. Perfect. Abbiamo un attizzatoio. Non so esattamente quanto sia comodo, ma... All right. That should do it. Let's move. Oh, Charles. Tra moglie e marito. Evitiamo di metterci anche i tentacoli, magari. L'attizzatoio. Oh, a noi servirebbe quel pugnale, ma non l'abbiamo più. Possiamo provare a ragionare? I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her. But her identity, her power is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? Non lo so, ma... she's weak, physically and mentally. Do not make the mistake of thinking she's a feeble woman. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then... we get rid of its members.
of your league, detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Quindi l'ami così tanto, in realtà. In realtà l'ami così tanto. E poi... Davvero voleva salvarla, però. E Sarah davvero probabilmente è così pericolosa. Tanto pericolosa che forse lei dovrebbe essere l'unica e la prima, quantomeno, a morire. Non so più cosa sia vero e cosa no. Villa degli Hawkins. Dopo la morte della dottoressa Colden, Pierce, in preda alle allucinazioni, si è addentrato nel Riverside Institute fino a imbattersi in Sarah Hawkins, viva e prigioniera del dottor Fuller. L'ultimo confronto tra Charles Hawkins e sua moglie ha svelato che l'uomo, sotto al suo aspetto mostruoso, ha cercato di proteggere lei dall'influenza del mito. Pierce ha ricevuto un avvertimento: se Sarah dovesse soccombere al richiamo dell'occulto, perderà ogni briciola di libero arbitrio e il culto potrà portare a compimento il suo piano, evocare un dio antico e malvagio. Pertanto Pierce deve scoprire di più riguardo alle intenzioni di Sarah Hawkins e deve trovare un modo per proteggerla. Ma nel dubbio, lo so che noi siamo persone troppo buone, troppo moralmente corrette, ma forse lasciarla morire era la soluzione più semplice. Nel dubbio, nel dubbio. No parent should have to bury their child. Knowing it's me that put him there. The guilt. Guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. Sta attenta. My work was what lured me here in the first place. Vedo cose strane. It began showing me things. Things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? È il famoso litigio. Saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Il fuoco. E Simon è morto per quella semplice caduta? È stato proprio una sfortuna del destino? E Sarah? L'ha presa direttamente Fuller? E perché era lì?
soprattutto. Simon. Come on, it's over now. Oh diavolo. Perché la mia sanità mentale non fa altro che continuare a scendere? Ah. Sanità mentale. Oh. Charles Hawkins. Temo che non riusciremo a rimanere con della sanità mentale, nonostante quanto io abbia provato a fare. Beh, il nostro fiuto adesso è in ottime condizioni, a differenza del resto. Abbiamo ancora l'attizzatoio questa volta. Stranamente abbiamo conservato qualcosa. È Algernon, l'altro esperto di occulto. Altra presenza molto pericolosa per la nostra febile sanità. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. Ah, neanche io. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Va bene. Sempre che vorrei sedermi anch'io quando parliamo, ma... Ok, meno male. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce, but I can't come back to Boston with you. Ok, non parlerò di occulto adesso, onestamente. You want to hunt it? That thing that hides in your painting. Where? Where did you see it? In the basement of the Riverside Institute. I met Francis Sanders there, just before his death. So, he met his fate. You understand, yes? I must find it and kill it. Non è così. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. Molto no, you're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. Molto egoista. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. E no, questo non lo farò. E probabilmente allora moriremo tutti, e questo è vero. You will get us all killed. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. Doesn't seem like I have much choice. Ah, sì che avremmo una scelta. Impedire di fare quello che vuole fare. Il discorso di Charles mi ha convinto moltissimo, in realtà. Quello che ha detto Charles prima di venire ucciso, dallo sforzo congiunto della sua cara mogliettina e mio, mi ha convinto davvero tanto. È pericolosissima questa cosa. Se Charles era disposto a... Davvero, era palese che stesse cercando di proteggerla, perché se avesse potuto ucciderla l'avrebbero già fatto. Se l'avesse voluta far cadere nel culto e dannare tutti, l'avrebbe fatto. Charles magari era stato trasformato così, anche lui contro la sua volontà, anche lui preso dall'antico, dal mito.
Questa donna è davvero un problema da risolvere. Ora, lo studio di Charles, dove diavolo era? Non ricordo. Questa casa è davvero devastata. Questo era lo studio di Sara. Was Sarah Hawkins telling the truth? Ah, mi piace questo. Cerchiamo di capire se ci ha detto la verità. Questo what kind of ritual was she preparing? Lo stava evocando? Was the painting of the Shambler displayed here? Ok, non avrei dovuto. Non avrei dovuto. No! Non avrei dovuto approfondire il rituale di Sara. No! Maledizione, la mia flebile sanità mentale ormai è andata veramente a farsi friggere. Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. Ormai è andata, vero? How did she survive her encounter with the Shambler? Perché l'aveva confinato qua dentro, ma. Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. Sì, quello è sicuro, ma. Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. È lui che si è preso la. Ok. Probabilmente è quello che è successo, ma è anche quello che l'ha liberato. La magia fallita. Addio, cara mia. Addio, è stato bello. È stato bello, ma durerai poco. Charles Hawkins morto. Charles Hawkins provò a opporsi per l'ultima volta alle richieste di Sarah Hawkins ed è morto. Questa volta non c'è rimedio. Benché condanni le azioni di quest'uomo, posso dire di aver compreso le sue motivazioni, almeno in parte. Era disposto a tutto pur di proteggere la moglie. Il suo abbandono totale al culto gli ha permesso di fuggire dal Riverside Institute e di scoprire di più sulla minaccia che teneva in ansia Sarah Hawkins. E comunque ni. Nel senso, era disposto a tutto, ma il litigio era vero. Cioè, si era arrivato a situazioni comunque un po' paradossali. Con un po' intendo molto paradossali. Io intanto continuo a guardarmi intorno. Questo era lo studio, giusto, dove fu rubato il quadro. Qualcosa di nuovo? No. La camera di Simon. Non credo ci sia niente di nuovo. No, semplicemente avevamo adesso nuovi elementi per capire quel maledetto rito. E l'abbiamo capito. Già. Ci ha fatto del bene saperlo? No, tutt'altro. Tutt'altro. Bradley? Anche lei qui? How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden. Have you had any news? Oh, mi spiace. Dirò la verità. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened. But I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? Ma ovvio. She hadn't tried to help you. She might still be alive. Bradley, stia buono. I'm sorry. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. Ecco, quello è giusto. What do you say, Pierce? Are you with me? Certo. Ah, guarda qui come potrei andare oltre con la sanità mentale, no, no. Basta, basta, io non voglio più entrarci, guarda. No, no, ma io voglio che Fuller la paghi, quindi c'è poco da girarci intorno. Fuller has committed too many atrocities. He carried out his experiments on Sarah
on me, and now he has killed Dr. Colden. He must die. He will suffer the fate he deserves, I promise you, but we must keep calm. He's not alone. We must identify his accomplices in order to put an end to their schemes. If you say so. But I'm only interested in Fuller. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Non esattamente. I prefer to be alone. Va bene, Bradley. Capisco. Ora dovrei solamente trovare quel maledetto studio di Charles, che immagino a questo punto fosse al piano terra. E parlare con Algernon Drake, l'esperto di occulto. Tra un po' ci rimarrà solo quello. La nostra conoscenza, l'occulto, è un mondo di insanità e follia. Ne varrà la pena?